dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane dei 2 disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui, e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». Le parabole della misericordia. La liturgia insiste su questa pagina del Vangelo di Luca, così ricca e bella, così significativa e forte per la nostra vita di credenti e di figli di Dio. E Gesù è presentato così, in compagnia di pubblicani e peccatori, di gente dunque esclusa e gravata dal giudizio degli uomini e dal peso del peccato.
Gesù è contestato da scribi e farisei che restano scandalizzati per il suo comportamento. Ecco il contesto in cui Gesù racconta queste tre parabole che il Vangelo presenta così unite che sembrano una sola parabola, è quella che pone Dio in relazione con l'uomo, con tutti gli uomini. E così il pastore che cerca la pecora perduta lasciando le 99 nel deserto e gioisce quando la trova e la mette sulle spalle e torna a casa e con amici e vicini fa festa. E così la donna che perde una moneta delle 10 che custodisce e non si dà pace finché non la ritrova e poi gioisce con le sue amiche e le vicine. Dunque la gioia sulla terra per una situazione negativa che si trasforma in positiva. La gioia in cielo per Dio, è così Gesù che si presenta, è di Lui che sta parlando, è della sua missione che Egli vuole svelare lo stile, il segreto, è la gioia di Dio quando può riabbracciare uno solo dei suoi figli. Ed ecco la terza parabola, la più nota, che mai ci stanchiamo di ascoltare, di contemplare e in qualche modo anche di rivivere. La cosiddetta parabola del figlio prodigo, dei due figli in verità, e ancor più del padre misericordioso. Non ci stanchiamo infatti di fissare lo sguardo in questo racconto così drammatico, così ricco di particolari e così vero nel Vangelo e nella nostra vita, non ci stanchiamo di fissare lo sguardo sul padre che abbraccia il figlio che si era perduto. Dopo averlo atteso a lungo, dopo aver accettato la sua decisione di andar via, dopo aver sofferto per lui senza perdere mai la fiducia. È così che Gesù, mentre ci parla della nostra storia sofferta, travagliata, di questa esigenza di libertà che vuole anche esprimere autonomia e distacco da Dio, ci presenta il vero volto di Dio. Un Dio non debole ma tenero, come Papa Francesco con insistenza ci ricorda. Un Dio pronto a correre incontro al suo figlio. È così che Gesù parla di questo padre, che lo abbraccia dopo aver percorso la strada che lo separa dal figlio e non aver atteso più di quanto fosse necessario. È la festa, la gioia. Non solo del ritorno, ma della rinascita. Si può gioire perché chi era morto è tornato in vita. Ma sappiamo che questo non è il cuore della parabola. Gesù che parla di misericordia, Gesù che presenta la storia sofferta dell'uomo, che si incrocia con il volto misericordioso del Padre, ci stimola, ci provoca, ci chiede di prendere posizione netta nei confronti di Dio e nei confronti dei fratelli. Non possiamo lasciarci solo entusiasmare dalla misericordia. La misericordia cambia la vita, ci pone in una relazione nuova di figli nei confronti del Padre e di fratelli nei confronti degli altri fratelli. Ed ecco il cuore della parabola. Quello più difficile, il momento più drammatico di cui non conosciamo la conclusione che dobbiamo trarre noi. È il fratello maggiore, roso dall'invidia, gravato dalla schiavitù della casa paterna, di cui non ha colto la preziosità, la dignità, la libertà. È il fratello maggiore che non riesce a entrare, che non vuole fare festa, che non accetta la conversione del più piccolo che si è divertito, che ha dilapidato, che ha sbagliato e che ora è al centro dell'attenzione. È il fratello maggiore che si ribella nei confronti del padre, vive una schiavitù profonda quando siamo provocati nei confronti della vita di ogni giorno, della società di cui facciamo parte, nei confronti di un Dio che non riusciamo sempre a seguire, a capire, ad accettare. E questo dialogo
che ci riguarda tutti molto da vicino. Quanto è importante andare allora fino in fondo nell'annuncio della misericordia. Credere che Dio è disposto ad accettare la nostra offerta, il nostro impegno, a un'unica condizione: che non escludiamo nessuno, che facciamo festa anche con chi arriva alla fine, che perdoniamo come perdona Lui, che non ci sentiamo mai i migliori, gli unici, i detentori di un privilegio che esclude necessariamente o implacabilmente chi ha sbagliato. Questa parabola ci riguarda da vicino e l'annuncio del Vangelo scuote le nostre coscienze. Dovremo anche noi accettare l'annuncio di un Dio così buono che riconosceremo solo nella misura in cui andremo incontro al fratello, a ogni fratello, anche a chi sbaglia e chi di noi non ne ha bisogno di questa tenerezza di Dio attraverso la vicinanza di chi il Signore ha scelto come fratello e amico. È Gesù che ce ne dà la possibilità.